Negli Atti degli Apostoli abbiamo ascoltato l'opera del Signore risorto con San Paolo, con Sila e con i loro fratelli, che è quello che fa con noi e che è il compimento di questo Vangelo, che è un pochino è complicato, soprattutto nell'ultima parte, perché siamo tutti in prigione, vero? Tante volte ci mettono in prigione, alle volte per i nostri peccati, alle volte perché per i peccati degli altri, perseguitati anche noi. Molti insorgono contro di te, contro di me, persone concrete e non solo persone concrete, che il demonio con i nostri pensieri, con i pensieri che suscita dentro di noi, insorge contro di noi, contro la nostra vita, come contro Paolo, contro Sila, contro la verità, contro la giustizia, contro il giudizio. In fondo per cancellare dal nostro cuore il pensiero, la consapevolezza, la conoscenza della nostra realtà, della nostra debolezza, per accusare Dio della nostra sofferenza e così indurci a tagliare con Lui. E questo è il vero carcere nel quale tutti noi siamo, quello del dubbio, della mormorazione, del pensare male di Dio, il carcere dove sono piombati Adamo ed Eva, creati per vivere nella comunione con il Signore nel paradiso, e invece per invidia, lo dice la Scrittura, che Cristo è morto per invidia, per l'invidia di Satana è entrato nel mondo il peccato, è insorto il serpente, e come per Adamo ed Eva, così per noi ci ha riempito di menzogne, ma così logiche, così suadenti, ci siamo caduti, forse anche stamattina, forse in questo tempo, stiamo credendo a una menzogna. Oggi, qual è il tuo carcere? Qual è il mio carcere? Arriva un terremoto, Arriva un terremoto, cioè un intervento esterno a noi, qualcosa che non viene da noi, che non possiamo, tu e Dio non possiamo liberarci da questa menzogna, dall'incapacità di amare, dall'incapacità di perdere la nostra vita, di perdonare, di prendere la debolezza, il peccato del marito, della moglie, dei figli, di entrare in quella malattia, in quel dubbio, in quell'angoscia per le sorti delle persone care, molto care, per la malattia o per una situazione difficile, non so, di tuo nipote, di tuo figlio, di tua figlia, la tua, la mia. E arriva questo tuono oggi, in questa Eucaristia, in questa liturgia, con questa parola. E guardate che questa situazione che tu stai vivendo, che noi stiamo vivendo, è importantissima. Forse non l'abbiamo mai presa così. Perché vedete cosa succede a Paolo e a Sila? Succede che la liberazione, cioè questo intervento di Dio e la docilità di Paolo e Sila hanno un frutto meraviglioso, che questo carceriere si converte con tutta la sua famiglia. Questa è la missione della Chiesa, per questo sei qui, Non c'è differenza tra me, prete, per esempio, e quello che sta lì fuori, che non crede, che bestemmia o che fa la sua vita. Non la mia vita è più meritevole della sua, non la mia vita ha meno problemi della sua, perché sono un prete, che sto in missione, o tu che vieni a messa tutti i giorni e fai il rosario. Non è così. La nostra vita è identica. Cadiamo tutti. Abbiamo persone che ci fanno del male, che ci feriscono. Abbiamo situazioni difficili nella nostra vita, ma noi abbiamo una luce, che è la Pasqua, che è Cristo che è passato dalla morte alla vita. Per questo dice, siete tristi, perché vi ho parlato di morte, vi ho parlato che me ne andrò, che qualcosa finisce agli occhi, davanti agli occhi della carne, ma è bene per voi che io me ne vada. Quale padre, quale madre può dire questo, per esempio, ai suoi figli, quando muore, quando sta per morire con una malattia, ma non soltanto una malattia fisica, quando non può risolvere il problema di suo figlio o di sua figlia, per esempio? È bene per me che io non posso aiutarti, ma come?
Un padre e una madre deve aiutare, un prete deve aiutare, no? È bene per te se io non posso aiutarti. Guarda che il Signore è terribile, eh? Quando gli dicono di Lazzaro, vi ricordate? Ah, tuo amico Lazzaro sta malissimo. E lui tranquillo lì, non c'aveva le sigarette, se no si accendeva una sigaretta, tranquillo, dice, io sono molto contento di non essere lì. Pensa un po', ti ha risposto. Andiamo, no? Dobbiamo salvarlo, no? Perché tutti pensano, i suoi discepoli, i suoi apostoli, i suoi intimi, noi, i preti, eccetera. Pensiamo che Gesù è un taumaturgo lì, una sorta di lampada di Aladino che tu metti ai distributori di caffè o di sigarette, metti dentro i soldi, plop, e ti esce quello che tu pensi che sia giusto. E invece dice il Signore, guardate che questa malattia non è per la morte, ma perché si riveli la gloria di Dio. Questo carcere, questa situazione difficile che stai vivendo, quello che dicevamo all'inizio, che per te è incomprensibile, che non puoi uscire, non puoi salvarti, non puoi salvare tuo figlio, non puoi fare nulla, non è per la morte, ma è perché si manifesti la gloria di Dio. E molti credano, per esempio, come questa famiglia del carceriere, proprio la famiglia di tua nuora, che sarebbe la moglie di tuo marito, si salvi. Capisci? Questa è la luce che noi abbiamo. Che quello che a noi sta accadendo, identico a quello che accade al vicino di casa, a quel parente, identico, forse più duro, forse più difficile, e tante volte, mamma mia, ma io sono cristiano, guarda quello, non gli succede niente, e ruba, e bestemmia, e tradisce la moglie. Bene, a te e a me succedono, accadono fatti che sono il luogo dove appare la gloria di Dio, perché il mondo si salvi. Questa è la Chiesa. Questa è la Vergine Maria, questa è la Pasqua, Cristo ha dato la vita, è morto ingiustamente, per questo dice bene che per voi io me ne vada, perché quando avrò bucato questa barriera, avrò distrutto questa barriera che vi separa dal Padre, avrete la luce del Padre, avrete la luce del cielo che illuminerà i fatti della terra, ma se io non vado, non apro questo tunnel, voi rimanete nei vostri peccati, voi rimanete nella vostra ignoranza. Allora io vi dovrò convincere, dice, riguardo alla giustizia. Perché c'è una giustizia, la giustizia della croce, e andrò al Padre e non mi vedrete più, cioè c'è un destino eterno. Il cielo esiste, il paradiso esiste, si può tornare. E questa è la vera giustizia, che c'è il perdono dei peccati, che c'è un cammino di ritorno. Ma se non la mostro io sulla croce, se quel Padre non mostra al figlio, alla figlia, alla madre, che esiste questa croce gloriosa, e cerca invece di risolvere i problemi lì a telefonare, sì sì, tuo marito, tua moglie è un disgraziato, la suocera è vero, non ne parlare, è terribile, guarda, sta attaccata ai soldi, tu invece, eccetera eccetera, no? Queste figlie che parlano con le madri ore e ore e ore, poi quando arriva il marito, poveraccio, già l'hanno distrutto tutto il giorno senza nemmeno parlarne. Se invece quella madre dice non mi parlare, io non posso fare niente per te, estende le braccia con la figlia, con il figlio, con... Questa è la giustizia, e questo convince del peccato, che tu non sei più, per esempio, quella figlia che il marito magari l'ha tradita, quale madre, quale padre può dire guarda che tu non sei meno peccatrice di lui, ma io non l'ho tradito, ma lo ami? Lo perdoni? Allora non sei meglio di lui, il principe di questo mondo è già stato condannato. Questo è quello che ci vediamo in questa Eucaristia. Gesù Cristo che con la sua morte, la sua risurrezione, ha distrutto l'opera del demonio in te, in me, per il mondo, per quel carceriere, per quello che ti ha messo in carcere, dovrebbe tenerti in carcere, e al vedere in te l'attitudine, il cuore dell'agnello di Dio, di Gesù Cristo, si converte con tutta la sua famiglia. Per questo siamo stati scelti e oggi siamo in questa chiesa, siamo nella chiesa, siamo scelti come primizie per il mondo. Tutto questo lo possiamo fare perché esiste un seno benedetto che è il seno di Maria. Abbiamo bisogno di stare sotto questo manto che ci rigenera ogni giorno. La vita nuova, la vita di Cristo che vince la morte, la vita che può andare, può lasciare questo mondo, può lasciare i criteri del mondo nell'educazione, nel rapporto con il marito, con la moglie, nel lavoro, può lasciare tutto, può andare dietro al Signore, morire, morire, morire veramente oggi ai nostri pensieri, ai nostri criteri, alla nostra giustizia, come ha fatto Maria, sotto la croce, zitta, avere gli occhi di Maria, il cuore di Maria, lo sguardo pieno di fede
che non significa senza dolore, che non significa senza una spada che trapassa l'anima, perché se tuo figlio è abbandonato da sua moglie, non è che tu stappi un moeshan donna, ti fa male, ma hai un cuore di fede e saprai dare una parola di fede, questa luce che viene dal tunnel, dall'altra parte, dalla vita eterna che Cristo ha aperto per noi.